solo con PCR sarebbe molto difficile fare screening nelle scuole, perché ci sono troppi scolari e ci sono dei limiti fisici anche di laboratorio. Per quello abbiamo scelto questa via e tra poche settimane avremo 18 cani. E questo primo progetto, se funziona, e noi pensiamo che funzionerà, allora si ripartirà facendo un screening continuo di tutte le scuole dell'Alto Adige, continuamente, per sorvegliare lo stato dell'infezione nelle scuole. E questo penso che è una cosa non solo simpatica, ma molto efficiente. Il cane sente la differenza tra un sano a un Covid positivo ammalato. E questo sente il cane, subito il cambiamento dell'odore. Questo strumento, questa possibilità di testing con dei cani molecolari per noi è molto importante. Perché? Perché ovviamente questo ci dà la possibilità di testare veramente molte persone anche in posti differenziati giornalmente. Cioè se questo funziona, cosa di cui non dubito, noi faremo adesso un piano di testing che oltre agli antigenici e oltre al cosiddetto test chewing gum ci permetterà di avere una marcia in più per testare veramente molte persone.